Professor Messina, io l'avevo portato via la parola prima della pubblicità, prego. Sì, ecco, volevo continuare quello di cui parlava, giustamente precisando sulla ricerca indipendente, il dottor Fontana. La mia università fa ovviamente, è il quinto ateneo per qualità della ricerca in Italia sui 98 atenei pubblici e privati. E abbiamo quindi abbiamo come fiore all'occhiello come qualità della ricerca. Quando abbiamo analizzato i dati che riguardano il dolore, dati che fanno parte intanto di un lavoro che andrà, giovedì presenterò un importante congresso internazionale a Tor Vergata, che è tra l'altro un congresso in seno al Dipartimento di Ingegneria, e poi sarà già in sottomissione per la pubblicazione, quindi diciamo che dovrebbe andare verso la parte di pubblicazione, quindi internazionale. E quando abbiamo avuto i dati, quindi ho ricevuto tutti questi dati dei pazienti, ecco, questi sono i miglioramenti sui vari disturbi, i valori VAS, cioè vale a dire la valutazione soggettiva del dolore, quindi una scala molto famosa di valutazione del dolore, molto utilizzata in clinica da parte di noi medici per valutare il dolore del paziente, e è il paziente stesso che dice da 1 a 10 quanto dolore ha. E è chiaro che tutti i pre e post utilizzo di Taopec sono stati altamente significativi. Quello che volevo dire in particolare è che i dati sono stati, li ho dati a una ricercatrice del mio team, molto giovane, ma molto preparata, che li ha analizzati senza sapere di cosa si trattasse, cioè ha analizzato soltanto i dati, i numeri, senza essere a conoscenza della tecnologia che si stava utilizzando. Quindi questo per dire che noi cerchiamo di filtrare tutto, cioè filtrare anche il fatto che magari l'operatore che fa la statistica è un operatore che conosce magari la tecnologia o il farmaco o altro, o la Che non sia metodica. condizionabile, insomma. Certo. No, 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 lei non sapeva di cosa si trattasse, ha fatto la statistica, abbiamo analizzato la statistica ci ha fatto vedere che non solo era efficace nella modulazione del dolore e delle varie tipologie di dolore, perché abbiamo analizzato il campione molto grosso, sono oltre 600 pazienti, ma siccome i pazienti erano divisi per gruppo di operatore che aveva utilizzato la tecnologia, prescindere dall'operatore che aveva seguito quel gruppo di pazienti, il risultato non cambiava. Quindi abbiamo anche verificato in modo significativo che, da un punto di vista statistico, che l'utilizzo, cioè l'efficacia, non è operatore dipendente, perché spesso noi siamo influenzati anche da chi, anche una semplice terapia, da chi ci propone una terapia, da chi come ce la propone o come ce la somministra. Ecco, in questo caso, a prescindere dall'operatore, l'efficacia rimaneva uguale. Ecco, quindi un valore assoluto nella modulazione del dolore di varie tipologie di dolore cronico, che non è poco, Eh perché no, assolutamente. Poi le dice anche il dolore titolo dolore cronico. cronico ne sa qualcosa di che significa il dolore cronico. Infatti, e anche nella fase acuta può servire. Un attimo solo che c'è un messaggio. La mia vita è cambiata 7 mesi fa quando ho iniziato ad usare i dispositivi. Grazie a Fabio Sì. Fontana, Stefano dall'Abruzzo. Grazie, grazie Stefano, sono molto lieto di questo, lieto di esserti stato utile. Professor Messina, nella fase acuta del dolore, visto che lei si occupa anche di denti, odontostomatologia, quindi sappiamo che dolori possono provocare, può servire oppure è già più difficile in quelle fasi lì? Oppure può No, coadiuvare può l'attività di un servire. farmaco? Può servire, e adesso magari, ecco, il dottor Fontana magari lo vuole accennare, ecco, nel mio caso specifico mi occupo di problematiche dell'articolazione temporomandibolare, avremo un'arma in più. Io personalmente la vorrei utilizzare, infatti ne ho parlato già con il dottor Fontana, per fare una ricerca
sperimentale su un problema molto diffuso che è la parodontite, cioè il riassorbimento di osso per cui si perdono denti, e quello che sono i disturbi dell'articolazione temporomandibolare. Ecco, con questa nuova tipologia diciamo, di tecnologia che ha messo a punto il dottor Fontana e che spero di avere presto proprio per iniziare la sperimentazione. Dottor Fontana. Sì, e tra l'altro all'Università di Sofia di ortodonzia hanno fatto due studi con un campione molto ampio, 300 casi in un altro, 195 nell'altro, posizionando i dispositivi qui a lato dell'articolazione temporomandibolare e sui punti, diciamo, di generici che utilizziamo per equilibrio generale, misurando una migliore apertura della bocca del paziente durante l'intervento, quindi utile per lo stress mandibolare di chi deve stare lì ore a ricostruire il dente, sia per l'operatore, per il dentista che ha più spazio, e anche una riduzione del dolore alla palpazione. Infatti vorremmo replicare questo studio anche in Italia e stiamo comunque anche lavorando alla pubblicazione di questo studio svolto a Sofia. Molto interessante questa cosa. In odontoiatria viene molto utilizzato e ne abbiamo parlato anche in altre Altre puntate, puntate sì. e sì, è un campo in cui c'è bisogno di dare una mano anche questo. Infatti qua dovevamo l'ampliamento, no, dell'apertura della bocca, di non, insomma, di 4 mm è una poca cosa. Tempo fa vedevo da voi che questi prodotti aiutavano chi soffriva di sclerosi multipla, aiutando i pazienti nel camminare meglio e avere più forza nelle braccia. Un bel passo avanti per chi soffre di questa malattia. Quanto tempo ci vuole per migliorare? Grazie. È molto soggettivo, nel senso che dipende molto dalla scala EDSS, quindi dalla gravità con cui il paziente con sclerosi arriva, cioè se arriva che ancora cammina o se arriva che è già in sedia a rotelle, quindi il miglioramento dipende da questo. E noi abbiamo fatto diversi studi sulla sclerosi, alcuni di breve termine, cioè cosa succede dopo un'ora, cosa succede dopo un mese, 15 giorni, e anche per un anno intero. E abbiamo visto che portando il dispositivo nel tempo, soprattutto nello studio del professor Romeo che è durato un anno intero, c'erano anche dei miglioramenti progressivi nel movimento, nella qualità di vita e tantissime altre cose. Quindi non è solo un beneficio immediato che dobbiamo cercare, dove abbiamo comunque visto un miglioramento dell'equilibrio in baropodometria, nella forza muscolare di entrambe le mani, come ha visto in uno studio anche il prof Messina assieme al dottor Diego Genua. Abbiamo fatto anche un monitoraggio della vitamina D su questi pazienti e tantissime altre cose, ma abbiamo visto anche che seguiti a lungo nel tempo il risultato migliora. E Quindi è quindi è meglio questo. prenderlo all'inizio della Prima patologia? si inizia ad usarlo, secondo me, meglio è per i dati che abbiamo, e più si porta nel tempo, meglio è. Tra l'altro, comunque il dispositivo dura 3 anni, non ha senso portarlo meno di 3 anni. Ecco. Chiaro. Dopo 3 anni va cambiato, Sarebbe rinnovato. meglio, sì, perché non è che si spegne, ma comincia a perdere gradualmente efficacia, quindi è meglio sostituirlo. Comunque lo si tiene sempre Sì, e addosso, quindi. specifichiamo che non parliamo in questo momento di guarire dalla sclerosi multipla, ci sono delle placche che rimangono, quindi noi lavoriamo sul residuo, quindi riusciamo a far funzionare meglio Quello che quello che resta. resta di sano sfruttando il meccanismo della neuroplasticità e quindi del principio riabilitativo. Quindi al dispositivo va abbinata una buona idratazione, un movimento, okay? Perché una parte del corpo che non viene usata non può migliorare. La cosa bella è che chi ha la sclerosi multipla fa una prima visita con noi, con uno dei 3.830 professionisti in Italia che li usano, e prova e vede che già c'è un vantaggio immediato, è anche più motivato a rimettersi in gioco nel cercare un percorso Sì. riabilitativo. Un'ultima cosa, lei ha parlato di vitamina D, che è un altro problema, quindi di luce, di aiuto ad essere assorbita dalle ossa, parliamo di calcio, assorbimento del calcio e osteoporosi. Bisogna State lavorare studiando, anche su questo, che non è un altro vorrei. grande problema, state studiando, insomma. Ci stiamo lavorando, diciamo che abbiamo condotto una sperimentazione privata significativa sugli animali, insomma, misurando alcuni parametri. Chissà se un domani avremo la capacità economica, soprattutto, di replicare questo studio su larga scala e fare una cosa. Intanto un passetto alla volta. Su quest'anno abbiamo il dolore, il sonno, tantissime altre cose, stiamo lavorando su tanti fronti, non possiamo essere dappertutto perché siamo una piccola
piccola realtà italiana che si sta facendo strada nel mondo, che non siamo la multinazionale alla che ricerca, può... vero? Esatto. E quindi la ricerca costa. Sì. E questa è una cosa importante. Professor Messina, siamo in chiusura, deve fare una battuta di chiusura su questo tema. Sì, volevo fare, ecco, un commento generale, cioè dire che da medico, ecco, oltre che da ricercatore che si occupa quindi di scienza e di verificare non se un'asticella di lenti è più lunga o più corta per fare una pubblicazione in più, ma fare qualcosa che può essere utile, fare ricerca utile, cioè ricerca utile e ricerca, insomma, diciamo meno utile. Ecco, io cerco di fare da sempre ricerca utile, cioè tutta la ricerca che faccio, che il mio team fa, il mio team è molto ampio anche, e comprende anche soggetti ricercatori di varie università, sia italiane che estere. Questo per cercare di migliorare la qualità di vita delle persone, perché certo. Dico, è quello il fine, deve essere il fine della ricerca. E poi un'altra cosa che volevo aggiungere è che primum non nuocere, ecco, si parlava, ma cioè le problematiche su cui non è efficace, io direi che è più importante dire che non ci sono effetti collaterali. Ecco, breve. Ecco, questa è una cosa importante, perché verificare che non c'è nessun tipo di effetto collaterale in una metodica terapeutica, direi che questa è la prima regola. Primo, non nuocere è quello che dovrebbe guidare sempre l'atto di un sanitario. Certo, no, assolutamente. Verso il paziente. Professore, grazie, veramente grazie molte, siamo giunti al termine, quindi grazie a lei. Ringraziamo del tempo che ci ha dedicato il professor Messina, ringraziamo il dottor Fabio Fontana di essere stato qui con noi. Grazie. Avete visto il numero telefonico per informazioni, chiamate direttamente Tao Technologies, la sede di Tao Patch, che tra l'altro è presente in territorio veneto, comunque abbiamo visto si ramifica in tutto il territorio nazionale con i vari esperti, ma potete essere indirizzati quello più vicino a voi sostanzialmente. Sì. E io vi ringrazio di averci seguito, come sempre la puntata la vedete sul web se siete interessati ad ascoltare alcuni pezzi che avete perso oppure le puntate precedenti. Buon proseguimento, ci vediamo domani.